È stato accolto davanti al Teatro Splendor di Ovada da numerosi tifosi e soprattutto blucerchiati, l'ex portiere della nazionale ma anche di Inter Bologna Sampdoria Gianluca Pagliuca, protagonista della terza serata della rassegna Mercoledì Esport, storie di campioni, imprese e sogni. Pagliuca ha dialogato col giornalista Edoardo Schettino in una serata che ha dato modo di presentare anche il libro Volare Libero, i racconti di una carriera da sogno scritti con Federico Calabrese. Ma ho raccontato tutto, tutta la mia storia da quando ero piccolo, i primi calci, le mie problematiche da piccolo con i miei genitori, ho raccontato come è andato la recompra della Sampdoria, no? La Sampdoria come mi ha acquistato, poi Mantovani, Boschi, ho raccontato tutte le storie fino a quando sono andato all'Inter, poi al Bologna, in Nazionale e poi quando ho chiuso la carriera. Si parla sicuramente di grandi successi e la notte di Wembley. Tu avevi fatto i miracoli, onestamente. Io ho registrato la partita, c'era in VHS e è ferma lì dal calcio di punizione e non sono più andato avanti. Parlando del libro Volare Libero, la prefazione di Roberto Mancini, attuale CT della Nazionale, e non è mancato il ricordo di Gianluca Vialli, recentemente scomparso. La rassegna Mercoledì Esport è stata organizzata dall'Enoteca regionale di Ovada del Monferrato, che ha voluto abbinare vino, sport e cultura. Ma noi abbiamo pensato a questa iniziativa proprio perché lo sport è una metafora della vita, vuol dire metterci passione, tanta volontà, tanto lavoro, e credo che da parte anche dei nostri produttori ci mettano la stessa voglia di fare, quindi mettere insieme sport, cultura, il nostro vino, le nostre eccellenze, credo che possa essere un connubio veramente importante. Tra l'altro stasera andremo a insegnare il nostro ospite Gianluca Pagliuca come ambasciatore dell'Ovada di OCG, quindi anche lui potrà parlare del nostro vino in tutte le occasioni, nelle varie occasioni di presentazione del libro, quindi presentiamo un suo libro, in più daremo questo riconoscimento al nostro ospite.